vuole essere anche legato al festival di Gregorio Strozzi, questa figura, questo musicista compositore che nacque a San Severino Lucano nel 1615, per il quale stiamo organizzando festival già dal 2003. Negli anni addietro abbiamo avuto momenti in cui sono state rappresentate le musiche del compositore del Seicento, nello stesso tempo abbiamo anche accolto allievi dei conservatori provenienti da tutto il mondo che hanno potuto seguire lezioni che si sono svolte qui nella comunità di San Severino Lucano, e il tutto, questo momento di cultura, vuole essere anche uno stimolo nei confronti dei giovani della nostra realtà e del nostro contesto, tant'è che a furia di portare avanti questi momenti di musica e anche grazie all'impegno degli insegnanti delle scuole medie siamo riusciti ad organizzare dei concerti con dei ragazzi delle scuole medie di San Severino Lucano e di Viggianello, se ne è svolto uno qui qualche giorno fa, e speriamo di andare avanti con queste modalità e cercando di sviluppare cultura nel nostro contesto territoriale. Dopo un tour che ha fatto tappa a Napoli, Milano, Assisi, Roma e Venosa, si è concluso a San Severino Lucano il Festival dei Isolisti del Settecento Napoletano, con l'orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, con i bravissimi musicisti diretti dal maestro lucano Pasquale Menchise, che hanno portato in scena la tradizione musicale settecentesca partenopea. Il maestro Menchise ha diretto gli elementi dell'orchestra da camera napoletana, con al loro interno Nunzia De Falco, soprano, e Silvano Maria Fusco, violoncello solista. L'evento è stato sostenuto dal MIBACT della Regione Basilicata e patrocinato dal Comune di San Severino Lucano. Maestro, prima di tutto si è lasciato adottare da San Severino Lucano. Eh sì, come ha detto il sindaco, sono già 5 anni che la prima volta è stato il 2012, e poi loro hanno voluto continuare con me, insomma, in discorsi musicali a questi livelli, insomma, abbastanza. Evidentemente hanno fiducia, ma poi, come dire, porto insomma una certa qualità, no? Assicuro una certa qualità, diciamo così. Ecco. Da questo punto di vista, per parlare strettamente di musica, il Settecento napoletano come si inserisce nel panorama musicale italiano e internazionale? Ma sicuramente è stata una tappa importante della storia della musica, penso una delle più importanti. Nel Settecento a Napoli venivano da tutta Europa a studiare, e come asse un autore di cui abbiamo eseguito una sinfonia, un musicista che è venuto a studiare in Italia a Napoli e vi è rimasto, oggi è considerato un compositore del Settecento napoletano, quindi era un contesto molto importante, venivano tutti quanti da tutta Europa, quindi si inserisce, come dire, molto bene. A noi ci tocca riportare questo Settecento, questa bella musica nostra italiana nel mondo, non solo la lirica ma anche questa è molto importante, come vedete. In Basilicata, e non solo in Basilicata, però parliamo della nostra regione, c'è fortunatamente il boom delle scuole ad indirizzo musicale, delle scuole medie in particolare, molti vogliono il liceo musicale, il sindaco stesso ha detto che hanno fatto un concerto, l'orchestra scolastica. Quanto sono importanti eventi del genere per far vedere, un po' come i calciatori per gli sportivi, i calciatori di Serie A, voi siete la Serie A della musica. Ma come ha detto prima il sindaco nel suo intervento, diciamo, noi dopo tutte queste città importanti in Italia e in Europa veniamo a San Severino, ma non a caso, perché, come dire, portiamo una certa qualità per dare sensibilità e maggiore consapevolezza ai ragazzi che volessero studiare, io posso arrivare a questi livelli qua, e anche alle persone comuni che non studiano la musica, una sensibilità, diciamo, un qualcosa che tocca le corde, il cuore, tocca tutto. Quindi, diciamo, tu porti veramente un linguaggio musicale eccelso. I ragazzi, secondo me, sono i primi fruitori, perché a loro il futuro, loro, diciamo, si raffrontano con tante altre cose e quindi capiscono che è un momento, diciamo, importante da seguire, un valore importante da seguire. Thank you.
avvicina al 2018, so che la sera del 31 sarà in diretta su Rai 1, come Lucano farà i suoi auguri ovviamente in musica, però adesso noi le chiediamo di fare un augurio per il 2018 da direttore d'orchestra, da maestro, cosa direbbe? Ma prima di tutto voglio fare un augurio, diciamo, soprattutto alle persone che soffrono e che non stanno in condizioni buone come noi, e soprattutto il mio augurio personale va a queste persone col cuore. E poi diciamo che la musica entri di più nel cuore, nella mente delle persone, per portarle ad una maggiore pacificazione e consapevolezza di stare bene con gli altri.